Italia ci sono circa 4 milioni di disabili, 30.000 dei quali praticano sport grazie al sostegno del Comitato Italiano Paralimpico. Una grande istituzione, una grande famiglia, ma parliamone con un uomo che da 30 anni è impegnato in questo grande sviluppo, in questa grande evoluzione dello sport per i disabili. Il segretario generale, il dottor Marco Giugno De Santis. Benvenuto Marco Giugno. Grazie, buongiorno. Senta, 30 anni fa per un disabile in Italia praticare sport era quasi un'utopia. Oggi al contrario molti disabili praticano sport e sono perfettamente inseriti nella società, si guadagnano da vivere, alcuni di loro diventano anche dei personaggi noti. Cos'è cambiato da allora? Beh, è cambiato tutto per quanto riguarda lo sport. Parliamo di disabilità sportiva. C'è stata un'evoluzione incredibile, proprio inimmaginabile. Da 30 anni a questa parte, quando si parlava di sport per la prima volta, addirittura nell'81, ci fu un'organizzazione, una manifestazione internazionale e per la prima volta un atleta disabile, paralimpico oggi, saltò più di 2 metri con una gamba e quindi tutto il mondo vide questo gesto. Allora naturalmente si iniziò il cammino con le varie strutture, il riconoscimento del CONI per la prima volta, della Federazione Italiana Sport Handicappati allora, poi è diventata nel 90 Federazione Disabili e dal 2005 Comitato Italiano Paralimpico. Come vede anche l'evoluzione, nell'acronimo c'è anche l'evoluzione, handicappati, disabili, paralimpici. Per cui è cambiato tantissimo, non si è ancora completato del tutto il disegno, quello della piena integrazione, piena come avviene e come c'è in tutti i paesi anglosassoni, in altri paesi, molto più all'avanguardia, però per quanto riguarda lo sport devo dire che il progresso c'è stato ed è eccezionale rispetto alla disabilità in generale. Per fortuna, anche se 30.000 rispetto ai 4 milioni sono ancora pochi, dobbiamo cercare di incentivarli forse. Diciamo che rispetto ai 4 milioni sì, rispetto al milione di potenziali sportivi, parliamo sempre di sport, io devo parlare di sport, quindi dei 4 milioni un milione potenzialmente può fare sport a tutti i livelli, da quello sicuramente in fase di avviamento fino al culmine che è quello paralimpico. Però sono sempre pochissimi rispetto a paesi come la Germania, comitati paralimpici tedesco o il comitato paralimpico inglese o spagnolo, la stessa, i paesi americani, che sono tutta un'altra cosa. Senta, quali sono i vostri obiettivi per incrementare la produzione e la diffusione dello sport per i disabili e cosa quest'ultimi si aspettano da voi in questo senso? La promozione per noi è completamente diversa da qualunque tipo di promozione che afferisca a qualunque altra disciplina, perché la promozione da noi è avviamento allo sport per persone che neanche conoscono l'attività sportiva oppure la conoscono in maniera non perfetta, non precisa, hanno paura, hanno difficoltà, hanno mancanza di fondi per avviarsi, quindi sono tanti gli aspetti. Noi portiamo avanti questo discorso attraverso rapporti con l'INAI, che è il nostro partner istituzionale insieme allo Stato e al CONI. Voi siete ente pubblico? Noi siamo di fatto un ente pubblico, ci manca il sigillo formale, ma di fatto siamo un ente pubblico perché abbiamo la vigilanza pubblica della Presidenza del Consiglio, i fondi sono tutti pubblici, quindi di fatto è così. Non di diritto, stiamo attendendo questo riconoscimento proprio per sgombrare il campo da equivoci che poi nelle procedure, nell'applicazione delle regole, delle procedure, spesso questo avviene. Pertanto noi avviamo gli assistiti dell'INAIL verso lo sport, attraverso poi i convenzionamenti con plessi scolastici, quindi con le scuole, con i singoli istituti scolastici, cerchiamo di fare questo tipo di avviamento allo sport e soprattutto con le unità spinali, i centri, le aziende ospedaliere, cercando nelle aree disponibili di far fare sport ai degenti di unità spinali, quali il Niguarda, quali il Villa delle Ginestre in Sicilia, il Carreggi a Firenze, eccetera, eccetera. Senta, Papa Francesco ha mostrato grande interesse verso le persone disabili. E so che voi siete tra i promotori della prima giornata mondiale paralimpica che si terrà il 3 ottobre prossimo venturo a Roma. Tre giorni, sì. Segretario, vedremo Papa Francesco praticare sport in carrozzina? Papa Francesco può praticarlo. Non ha bisogno di mettersi in carrozzina per praticarlo, poi sicuramente lo potrà anche fare, straordinario qual è, peculiare qual è come persona. Ma è una bella iniziativa, sicuramente noi abbiamo il vantaggio che qualunque istituzione, parliamo del top, quindi del Vaticano, è vicina al mondo
paralimpico, e quindi parliamo di disabilità sempre sportiva, quindi è una categoria della disabilità in generale dove i problemi sono anche maggiori per tanti motivi. Un conto è parlare con un atleta in carrozzina che faccia sport e un conto è parlare con una persona in carrozzina, sono due mondi diversi. A livello di mentalità lo sport apre, è cultura, è insegnamento, quindi è molto più facile. E con il Vaticano è stato attraverso il Papa e attraverso coloro che più gli stanno vicino, ha avuto la sensibilità di organizzare insieme a noi e quindi di promuovere questa grandissima iniziativa che può soltanto che avvicinare tanti popoli, tante culture, e nella fattispecie relativamente alle discipline paralimpiche. Quindi spero che ci sia una grossa adesione. Non è facile, non tanto per il motivo, sempre per un problema economico, perché poi al di là della presenza del Papa e quindi dell'attrazione di vedere, di avere l'udienza col Papa, le spese fanno la differenza per promuovere iniziative come questa. Però speriamo che questa giornata dia i frutti che merita e che rientri negli auspici, nei nostri auspici. Senta, io so che lei, al di là della ricarica che copre, è estremamente importante e di grosse responsabilità. Lei ha laureato in giurisprudenza, però so che sin da ragazzino ha respirato l'aria dello sport. Se non erro, suo padre era un grande arbitro di box internazionale. Presidente pure della federazione. Ah, presidente pure. Sì, è stato sempre nello sport. Come è venuto l'incontro tra lei, lo sport e la disabilità? Allora, con lo sport, attraverso mio padre, è ovvio, attraverso i miei parenti, ci nasci, poi ti trasmettono la passione, poi se ce l'hai non fai che incrementarla, quindi quello è stato più semplice. Io vengo anche dal mondo del calcio, ho fatto insomma sport in varie discipline e nelle bocce e nel calcio anche buoni risultati, e bocce addirittura stato uno dei campioni nazionali. Per quanto riguarda la disabilità è stata un po' come tutte le cose casuali, forse è proprio un segno del destino, perché ebbi un incidente che mi fermò, quindi avevo una carriera calcistica, mi bloccai perché era un incidente serio a quei tempi, naturalmente minimale o risibile rispetto a persone che hanno la gravità della carrozzina oppure di un non vedente, di un cieco, di un sordo muto, però era rilevante. Per cui mi fermai dall'attività e iniziai a segnarmi a giurisprudenza, volevo però fare un'attività lavorativa, quindi con lo sport c'era questa associazione che fu una sfida a quel tempo, perché non era neanche riconosciuta dal CONI, era una semplice associazione, dove era una sorta di miniera d'oro, dovevi scavare per farla, prima per vederla bene, per conoscerla bene e poi per promuoverla. Io ho fatto questo percorso da ragazzo, avevo 22 anni, oggi ne ho 52. Una vita vissuta intensamente. Assolutamente sì, poi soprattutto nel mio mondo credo di aver fatto il massimo che avrei potuto fare in relazione alle mie capacità, alle mie passioni, al mio modo di essere entusiasta delle attività che poi pongo in essere. Senta, lei è stato capomissione in molte Paralimpiadi. Sì. Qual è il suo ricordo più bello, più emozionante? Torino 2006 senz'altro, perché sono le Paralimpiadi svolte in Italia, nel mio paese, anche certo l'optimo sarebbe stato anche Roma, perché è ovvio sono romano, assolutamente, però come cittadino italiano è stata un'esperienza straordinaria, al di là che sono state Paralimpiadi molto belle sotto tutti i punti di vista, sia come in termini di risultati che di organizzazione, però viverla in Italia, nel tuo paese, ti dà una soddisfazione maggiore, sicuramente Torino, anche se poi Londra credo che sia stata la migliore Paralimpiade in senso di risultati e di immagine. Un'ultima curiosità, Michelangelo Antonioni e Caravaggio, due grandi artisti che hanno segnato la storia del cinema e dell'arte. So che anche lei ha un lato artistico, so che canta, anche lei è un artista, pensavo, in questo senso. Non la vittura. Sono nati il 29 settembre, Lei. E so che è un tenore. Sì, un tenore mancato, perché non ho fatto la carriera, ho fatto poche cose. Soprattutto le cose migliori le ho fatte da ragazzo. A 10 anni facevo parte del coro delle voci bianche della RAI, ho fatto anche trasmissioni, ero solista. Avremo il piacere un giorno di ascoltarla qui al palcoscenico del Teatro Greco? Sì, mi dite una cosa che mi dà
forse la soddisfazione maggiore, perché forse è la cosa che io amo fare maggiormente, ma la vita ti costringe, ti induce a fare delle scelte, non ho certo rimpianti, anche, ripeto, sicuramente ho nostalgia di un periodo in cui maggiormente ero impegnato in questa arte straordinaria, però ho fatto altre cose e sono contento di quello che ho potuto fare. Un eclettico in piena regola, complimenti. Ma senza un po' di eclettismo, un po' di fantasia, è difficile poi raggiungere i risultati. Beh, l'arte è qualcosa di innato. L'arte sì, poi ci vuole l'impegno, la professionalità, sì. Però la fantasia è quel condimento in più che poi, ecco, riesce a far buoni più cibi e dà un sapore maggiore allo stesso cibo, se parliamo di un cibo soltanto. È stato veramente un piacere averla qui tra noi, spero di rivederla quanto prima, anzi di ascoltarla quanto prima. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. I ride through the city backside, I see the stars.